Ho una comunicazione, in realtà molti pensavano anche di chiamare i capigruppo, ma il tema è questo. Mi sono trattenuto prima, riprendo il tema delle bollette del gas. Allora, voi avete, vi sarà arrivata a casa la lettera di ERA, no? Devo informarmi almeno, perché ho approfondito un po'. E in realtà che il cambio di gestione, il cambio del gestore della rete non comporta tutto questo barattando qua. Cioè, a Sant'Agostino hanno cambiato il gestore della rete del gas, a Migliarano Mainarda l'hanno cambiato, ma la bollettazione ha continuato ad essere quella di prima. I cittadini non ce ne sono neanche. L'unica cosa che è cambiata sulle bollette è il numero verde del gestore. Quindi, boh, adesso io stasera intanto vi informo, ma non so bene neanche io cosa fare in questo momento, come interpretare questa storia. Però la situazione è questa, cioè in realtà non esiste, non è giustificata lo stop della bollettazione, poi hanno chiuso e riaperto con tutta sta roba qui dal fatto che abbiamo cambiato gestore. A meno che non fossero organizzati in modo tale per cui hanno dovuto fare tutta questa roba qua. Però in realtà, insomma, siccome il gestore si può cambiare, ce l'ha detto anche il DAP, uno dovrebbe essere anche preparato affinché questo fatto possa avvenire, no? Tanto ve lo volevo dire, poi dopo non so. Veloce, altra veloce comunicazione, ce ne sentite parlare, abbiamo messo nelle buchette per tutti gli abitanti del paese di Venezano una lettera che riguarda la lotta alle zanzare, in cui chiediamo se i cittadini vogliono aderire volontariamente, dando anche un contributo, alla lotta alla zanzara tigre porta a porta, abbiamo individuato Venezano perché è una sperimentazione, è stata fatta per la prima volta l'anno scorso in un pezzo di San Giovanni in Persiceto a San Giovanni ha funzionato, cioè tant'è che chi abita in quella zona ha chiesto che venga rifatta l'operazione. Siccome il problema delle zanzare ce l'hanno, so che molti cittadini dei soldi ce l'abbiamo, molti cittadini dei soldi ne spendono per trattamenti, repellenti, spray, eccetera. Segnalazioni ne riceviamo, dei soldi per fare i trattamenti sui tubini pubblici ne spendiamo, con risultati però un po' vani, e abbiamo visto che i risultati sono scarsi perché i focolai nei tubini pubblici sono non più del 50% di tutti i focolai della zanzara tigre, l'altro 50% è delle pertinenze private. Quindi il progetto di lotta porta a porta alla zanzara tigre prevede proprio l'intervento dei tecnici in tutte le pertinenze private, in tutti i giardini, per trattare, eliminare alla fonte, prevenire la riproduzione della zanzara. Quindi insomma, se ne sentite parlare di qualcuno mi ha già fermato, ma io fate la lotta non dare solo mascherino. No, non è così. Come comune la facciamo su tutto il territorio, però prendiamo mascherino per fare questo esperimento. Poi vediamo qua, dopo se funziona possiamo anche pensare di estenderlo a tutto il paese, insomma. Adesso vediamo quante adesioni riceviamo, abbiamo stimato che sia necessario un contributo di 25 euro per la famiglia. Vediamo come va questa cosa, insomma. Vi voglio informare perché se ne sentite parlare, insomma, di questo si tratta. Io non ho altre comunicazioni. Ok, Cristiano Macari. Dunque, alcune questioni da portare, un paio delle quali ho già parlato anche dopo la commissione di venerdì la settimana scorsa. Un tema è quello della zona traffico limitato, taxi verticale, che ogni tanto esce nuovamente, e sul quale penso che sia bene tornare un po' a confrontarsi per capire come muoversi, perché è stata riscontrata la difficoltà per la polizia municipale di relazionarsi con chi passa e di applicare le regole che sono state stabilite per quella zona. Per facilitare, insomma, il lavoro degli agenti, ma anche la fruizione di quel percorso da parte di chi vive nella zona e di chi
si reca come ospite, avevo fatto alcune proposte che secondo me andrebbero discusse, insomma, come la soppressione del tagliando, che è già stata ipotizzata dal sindaco, la soppressione del tagliando per gli autorizzati, un'indicazione chiara di chi ha accesso alle aree, che sono gli aventi diritto, nella cartellonistica, ed anche la previsione di un limite di velocità molto, una velocità molto contenuta per quelle zone che vengono utilizzate come sfogo, un'alternativa alla provinciale, che vengono percorse a velocità molto sostenute. E, mentre chi si reca in visita a chi vive nella zona, chi vi abita difficilmente fa i 90, insomma, i 90 o 150. Quindi queste sono le tre sollecitazioni che volevo portare, sulle quali spero che avremo modo di confrontarci per arrivare a una qualche soluzione o almeno a una proposta. Altro tema che avevo posto è quello di una sollecitazione invece a fare il punto della situazione come comune, in particolare sindaco, ma anche l'ufficio eventualmente, rispetto alla situazione delle famiglie terremotate che hanno attualmente la casa inagibile e che si trovano quindi a dover affrontare l'iter di richiesta contributi o per il recupero o per l'abbattimento e ricostruzione. Questo perché credo che alcune famiglie non abbiano, come dire, non abbiano le spalle abbastanza larghe per affrontare il tema, e soprattutto perché sono certa rispetto al caso di due famiglie, non so se si è ripresentata la stessa cosa anche in altri casi, di chi si è improvvisato e presentato come tecnico proponendosi per perizie gratuite senza nessun impegno, che poi di fatto davanti alla famiglia che non è in grado di connettere nel periodo nel quale si trova fuori casa, si presenta poi con raccomandate, minacce e richieste di oneri altissimi, molto più alti dei prezzi di mercato, senza che vi sia stato un reale incarico. C'è chi davanti a situazioni di questo tipo si sente forte, si rivolge degli avvocati, comunque sa che se non ha firmato non deve pagare nulla, c'è chi invece spaventato paga, magari anche una questione, ma paga. Questo si è già verificato ad Argine e quindi chiedo di verificare quale sia la situazione delle famiglie, perché non è stato semplice finora, conoscendo alcuni casi in particolare, affrontare l'emergenza e il post-emergenza. Ultimo tema, credo, in vista dell'avvio del porta a porta, non è nel merito del porta a porta del come verrà svolto, però segnalo che nel tratto su via Gandolfi, che già sul percorso vita, è stato installato un paio di anni, mi pare, un cestino per la differenziata, che di fatto non viene mai svuotato, perché chiaramente riducendo il numero degli spazi, però ovvie necessità di risparmio, questo è sommerso. Ma questa non viene utilizzata nella maniera corretta, è pieno di tutto di più, non viene svuotata e credo che non verrà utilizzato sicuramente a meglio nei prossimi mesi, nei quali prevedo che verrà riempito in tremolo da chi non sa esattamente dove appoggiare i propri edifici. Grazie Cristiana, io poi alcune cose intanto posso rispondere subito, comunque Fabrizio Ventura. Dunque, mi attacco una cosa che ha detto Cristiana, laddove non ci sia nulla firmato, sufficiente la denuncia per estorsione, si fa in frettissimo, non c'è bisogno, con tutto che esse l'amministrazione comunale fa una sorta di ordine del giorno, non usando che ci sono dei delinquenti a questo mondo, è sufficiente la denuncia per estorsione, oltre al fatto che ci vuole un po' per pagare, purtroppo. Capisco, visto che l'estorsione è un reato per cui perseguire in ufficio, la denuncia per estorsione non c'è bisogno di nessun tipo di avvocato, di nulla, ma si fa, basta. Se poi non ha pagato per contanti, meglio, perché così può dimostrare quanto ha pagato, se ha pagato anche per contanti, comunque c'è una raccomandata di intimazione, comunque estorsione. Quindi va bene così. Ciò detto, sviluppo. Allora, ho chiesto al sindaco di produrmi tutta la documentazione relativa a questa simpatica vicenda, perché voglio annunciare il Consiglio Comunale, evidentemente intendo agire in prima persona per un'azione legale contro la società Sviluppo Comune, contro il suo amministratore,
chiamando in collo evidentemente tutti i soci dello sviluppo comune, quindi tutte le amministrazioni comunali, che di fatto rappresentano i cittadini, per cui ci può anche essere, si può anche configurare una cuffa in danno dei cittadini, perché i comuni rappresentano i cittadini. Auspico che questa azione legale sia fatta in primis dai comuni, chiaramente se i comuni non la fanno, la faccio io. La faccio io con ragione di farla, chiamando ripeto in corso tutti i comuni interessati, perché mi sembra legittimo e giusto, perché io sono dalla parte dei cittadini, è un cittadino che viene turbinato da un'azienda che è il proprietario dei comuni, giustamente è turbinato dai comuni, visto che questo è un reato. Non si può configurare in altro modo che farsi il bilancio prodotto dall'amministratore, non è più un caso, ma comunque la sanzione mi sembra importante, mi scorretto. Invece turlupinare cioè dire da parte dei comuni è un reato. Tutto qui, voglio che sia chiaro, che sia reso comunale. Vorrei che nel prossimo ordine del giorno, nel prossimo comunale, ci fosse un punto in cui si tratta in maniera approfondita il discorso del proprio comune. E vorrei che tutti i consiglieri comunali per quella data fossero in possesso di tutti i dati necessari, oltre al fatto che io gli ho chiesto tempo fa e a questo punto esigo. Grazie. Io prendo, ho chiesto alla, insomma, all'ufficio di preparare tutti gli atti, comunque domani per il rinnovo. E quindi ti saranno date tutte le carte che devi avere. Ok, allora rispondo. L'unità comunitaria quest'anno l'erba alta è perché è piovuto e quindi non si riusciva mai a cominciare a disfalzare. Poi ovviamente appena siamo partiti si è rotto una pompa del tanero e quindi è per quello, insomma, altrimenti non deve venire così, adesso ci vorrà un po' a recuperare, poi continua a piovere, eccetera. E mentre sul gestione della raccolta differenziata, vi ringrazio della segnalazione, se non viene svuotato sbagliamo noi, deve essere svuotato, appunto, come minimo. Poi se non è la posizione ideale si può anche spostare. Poi ne avevamo parlato un po' la commissione, comunque lo farò un check-up, insomma, così per sentire un po' la situazione delle famiglie terremotate, perché poi alcune le ho più sott'occhio perché vengono, magari altre non vengono e dopo sì, giusto per vedere, così per seguire, insomma, vedere se ci sono problematiche particolari. Sul tema del traffico limitato, adesso insomma ci sta un attimo lavorando la PM per vedere se si trova un modo diverso, evitando i permessi, evitando la DSL, insomma, ma facendo un divieto d'accesso, un traffico limitato, un po' più semplice anche. Poi sul, diciamo, apro la parentesi sul parlare di limite di velocità, allora mi hai ricordato che, adesso vi farò contattare a presto, anche i componenti della Commissione Territorio da Vilma, perché ho bisogno che di convocare la Commissione Territorio, anche due commissioni. Ci sono dei temi di urbanistica da affrontare, e ci sono i temi che riguardano i rifiuti, quindi il regolamento, gestione dei rifiuti, regolamento di gestione ecologica, eccetera. E poi dopo pensavo anche di dedicare la sicurezza stradale, al tema della sicurezza stradale, un momento di riflessione anche per mettere in fila le priorità, visto che insomma le risorse sono poche, decidiamo quali sono le cose più importanti, e quindi però non è che possiamo fare tutto in una seduta sola, insomma, forse ce ne vorranno due o tre. Parlo sulla educazione stradale, sulla prevenzione dell'incidente, è appena stato definito alle scuole medie, l'evento, insomma, quelle giornate che vengono fatte PM, Polizia di Stato, sul tema della sicurezza stradale. La PM lo sta svolgendo nelle scuole elementari, il programma di educazione stradale. Credo sia opportuno che anche noi come amministrazione, insomma, ci riflettiamo un po', vediamo quali sono le priorità, quantomeno. Incroci, limiti di velocità, eccetera, insomma, vari provvedimenti che si possono prendere. E, fra l'altro è uscito anche un bando della Regione che riguarda la sicurezza stradale, quindi mi piacerebbe partecipare, poi magari le cose che vediamo di infilarle anche lì, ci proviamo. Fabrizio Ventura. Sì, scusa, nel
caso specifico sulla malattia bestiale c'è anche l'aggravante dello scellaggio, non mi dica di dirlo. Essendo calamità naturale, per cui un'estorsione procurata in caso di calamità naturale configura anche l'aggravante dello scellaggio, per cui è anche più grave, la pena è maggiore e il danno chiaramente viene considerato in maniera maggiore, per cui anche meglio. Volevo chiedere due altre cose. Uno, se nel servizio che la Polizia Municipale fornisce al Comune è previsto, sono previste mezze giornate, giornate, ore di personale a piedi sul territorio. Perché io li vedo in macchina, li vedo nelle vie via Matteotti in piazza a fare le multe, ma non mi è mai capitato, forse per mia mancanza, di vederli a piedi girare per il paese, controllare, vedere insomma se la gente si comporta bene, cosa fa, non fa. Al percorso vita io non li ho mai visti. Sono sincera, allora gli chiedevo se è previsto anche questo servizio oppure siamo esentati e bene. Così, perché non vorrei che, siccome adesso c'è stato, c'è uno studio, no? Che sta facendo l'Unione della Galliera di conferimento di, mi sembra, 4 o 5 servizi dell'Unione, dico bene, che sono i servizi sociali, l'ambiente, poi non mi ricordo. E i tributi, sono 3, mi sembra anche qualcos'altro, ecco, non vorrei che. C'è anche la Nagra. Ecco, il servizio e poi forse quello. Come quello della Polizia Municipale, che il sindaco sa, io ritengo abbastanza pessimo. Siccome noi abbiamo, in teoria, paghiamo 5 vigili, e insomma io lo vedo un po' carente, poi forse lo vedo io, però tutte le volte che io chiamo c'è sempre una scusa, e a volte smetti anche di chiamarli, e non è giusto, insomma. Questo qua, poi chiedevo, sempre nel Consiglio dell'Unione della Galliera si era parlato di un acquisto di telecamere che poi veniva fornito ai comuni. Ecco, chiedevo, le telecamere che noi abbiamo sul territorio servono? Oppure, perché c'è chi dice che ad esempio quella della discarica, se non li vedono e intervengono subito, non ha nessun valore. Ecco, volevo capire se sono servite anche solo come deterrente oppure no, visto che poi dopo ne metteremo delle altre, non so dove, se non quelle volevano mettere. Un'altra cosa, molto utile, però è un problema che arriva ogni anno, è quello dei piccioni. Cioè, a casa mia c'è la quinta generazione che viene lì ormai per la casa estiva. E poi anche questo, allora io ho capito che sul centro storico i bidoni carrellati del porta a porta non venivano consegnati, però ce n'è uno in vicolo Altieri che oltretutto è sulla strada e quindi la gente quando deve svoltare non passa, non so come mai è lì. Io ho pensato che fosse della pizzeria, dell'attività, però so che il carrellato, il centro storico, non, cioè quelli con le ruote non venivano dati, è solo che è proprio sulla strada, quindi quando una volta, visto che adesso già ci sono sempre le transenne, e va bene, perché adesso col fatto del terremoto un po' per andare via Roma si usa vicolo Altieri, ecco, semplicemente questo. Prego. Allora, sto vedendo giustamente in piazza che alcuni lavori sono stati iniziano a essere. Iniziano. Sono iniziati. Bene. Ritengo, però correggere se sbaglio, che non sia prevista nessuna imposta di passione solo pubblico durante questi lavori. È così. Bene. Allora, per par condicio, visto che quando uno fa manutenzione a casa propria, e non perché vuole ampliare, abbellire o che cavolo, la manutenzione è pura. La manutenzione sarebbe bene anche senza farlo, quindi deve farlo, non è che vuole. Ritengo che sia legittimo che quando un privato cittadino in futuro, e non parlo di casa di terra, voglia
mantenere casa propria non mi si è fatto pagare, non preferisco lo pubblico, laddove necessario, perché per fortuna ha la casa che dà sulla strada piuttosto che. Perché mi sembra ecco, perché il caso contrario, io mi domando perché non si debba chiedere l'aiuto, preferisco lo pubblico per i lavori che sono in corso adesso. E lui quelli del municipio? E anche la chiesa. Ti occupano, occupano la strada in mezzo. Occupano la strada in mezzo. No, se lo fa un cittadino, io lo occupo da solo. Sì, allora, alcune cose rispondo, altre risponderò. E tu, sul sviluppo comune, è chiaro quello che hai detto. Allora, PM. Allora, a piedi, diciamo, è possibile prevedere anche delle passeggiate a piedi, non solo nel centro, in particolare nei parchi d'estate, sono d'accordo, è bene che venga fatto. Anche in bicicletta si potrebbe fare. Comunque colgo il suggerimento del sensore, vedo di chiedere che queste cose venga fatto. Non è che c'è... Non è obbligatorio farlo, ma neanche vietato, capito? Io chiedevo solo se era... No, il responsabile della nostra zona è Cosimo, soprattutto adesso che viene la bella stagione e i parchi è bene che vengano un po' controllati. Sul tema delle telecamere, Elena, allora le telecamere, diciamo, abbiamo, siccome l'esigenza è un po' comune, allora sarà la Polizia Municipale, dove, che già gestisce tutte le telecamere che sono in zona, a fare un bando unico, così riusciamo a spendere, proviamo a spendere un po' meno per installare delle telecamere. E poi ogni comune, ora abbiamo battezzato una cifra, diciamo, di circa 10.000 euro, già alcuni comuni in realtà ne vogliono di più, vediamo quante ne vengono fuori, no? Se sono 2, 3 o 3,5. E abbiamo anche previsto di cambiare il software che gestisce le telecamere, perché quello che c'è è vecchio e non ce la fa, soprattutto se ne alloggiamo delle altre. Le telecamere che abbiamo sono un po' vecchiotte, quindi fanno quello che possono, te la dico così. È chiaro che le telecamere moderne hanno una risoluzione molto migliore, puoi zoomare un bel po' e la targa la legge in modo chiaro, insomma sono degli strumenti più tecnologicamente più avanzati di quelli che abbiamo installati. Sulla telecamera che abbiamo alla SEA, 10-12 minuti l'abbiamo fatta per abbandono rifiuti. Quindi non si riesce sempre a vedere chi è, però delle volte ci si riesce perché si legge la targa o perché si vede che è Fabrizio Ventura, perché lo conoscono, e quindi per dire, no, fare esempio. Quindi in realtà qualche multa ogni tanto non viene. E infatti gli abbandoni sono anche diminuiti, ce ne sono, ma sono decisamente diminuiti. Se mai peccato non la porto più. Allora, sul tema dei piccioni lo so che c'è questo tema, adesso ho mandato anche un ufficio tecnico, c'era in provincia un incontro proprio su tutto il tema dei metodi della lotta al piccione, e poi non mi risponde. Abbiamo dei problemi più importanti, ma in realtà non lo so, hai detto tempo, no, ma io non assolutamente, invece non è un problema. Che fare poi del giorno? Anche perché sporcano, chiudono le grondaie. Sono, gli escrementi sono acidi, poi c'è un problema di igiene perché portano le malattie, insomma in realtà non è una cosa banale. Per esempio il problema ce l'abbiamo anche lì in biblioteca, in teatro, e lì per esempio abbiamo un preventivo per installare tutti i dissuasori, compresi anche dove servono quelli elettrici, correnti a bassissima tensione, eccetera. Però insomma dopo c'è sempre un tema di risorse perché costano anche quegli interventi qua. Ho segnato il tema del bidone carrellato di Viantieri perché non mi risulta dove debba essere, cioè non è che seguo, però se fosse per esempio per l'attività, no, c'è un'altra soluzione, perché voglio dire, tanto non è mica un segreto, al bar, ai due bar che sono in piazza, abbiamo detto di utilizzare i carrellati che saranno a disposizione del municipio, subito dietro la porticina nel quartiere comune, no? Così non hanno bisogno di tenerli da qualche parte, quindi se ne ha bisogno anche il pizzaiolo non è un problema, sono lì. Ho pensato che fosse il pizzaiolo. Come il fruttivendolo lo usa per mantenere dei carrellati che non sa dove metterli, usa quelli lì davanti alla casa protetta, insomma, no? Credo che sia giusto organizzarsi, è semplice.
Allora, sul tema dell'occupazione di suolo pubblico, quella in piazza è chiaro che saremo noi a pagare a noi stessi. E la strada davanti alla chiesa è chiusa per motivi di sicurezza con un'ordinanza mia. Ad oggi è così. È vero che ci dovranno essere lavori. Quindi io non me l'ero ancora posto questo tema. È vero che ci dovranno essere lavori della chiesa. Diciamo che è un'ordinanza buonista. No, no, no. No, no, mica tanto buonista. È stata chiusa in un secondo momento, però. Sì, quindi tardi che mai. Voglio dire la più pericolosa prima delle due. Però quello che accade è la prossima settimana, il 29 o il 30, cominceranno i lavori di messa in sicurezza della facciata della chiesa, lavori che diciamo, abbiamo ordinato noi come comune, e abbiamo chiesto per fare il contributo alla regione, e così potremo aprire la strada. Poi dopo invece il progetto di ristrutturazione di tutta la chiesa, i lavori, non so, insomma, passeranno ancora un po' di mesi sicuramente. Ed è un altro filone. È vero che quando faranno i lavori probabilmente dovranno occupare un pezzo di strada, eccetera. Erro dovranno pagare un pezzo di suolo pubblico. Mi sembra veramente spettacolare. Poi, se si possa dire... No, ma guarda, in realtà la domanda l'ho già fatta alla ragioneria. Io l'ho fatta precisamente sul tema del terremoto e non sulle manutenzioni. Però che è successo adesso. Perché insomma anche qualche privato mi ha chiesto, ma adesso quando devo ristrutturare per il terremoto devo pagare l'occupazione, quindi sto cercando di capire se si può dire di no. Mi sembra benissimo proprio. Sono d'accordo. Vabbè, sono d'accordo. Allora adesso devo capire se possiamo, perché sai, noi la nostra autonomia spesso è limitata. Sì, ma se puoi chiudere la strada poi. No, io la strada la chiudo per motivi di sicurezza. Appunto. E occupazione di suolo pubblico. Ho capito, dai, su. No, adesso vediamo, facciamo le cose per te. Perfetto. Ma penso di avere. Poi adesso ti dirò se si può, se non si può, eccetera. Altre ragioni. Allora, se non facciamo i lavori di messa in sicurezza della chiesa, lasciamo la strada chiusa e transennata, andiamo ai lavori di ristrutturazione, oppure, cioè, noi adesso facciamo, dopo un anno ci è venuto in mente che la chiesa è pericolosa e quindi adesso la mettiamo in sicurezza. La mettiamo in sicurezza e andiamo alla strada, perché sappiamo tutto che le chiese, finché non sono state messe in sicurezza, le strade antistanti erano transennate. Nel momento in cui viene messa in sicurezza viene fatto per poter riaprire le strade. Allora io dico, facciamo questa messa in sicurezza per poter riaprire la strada. Oppure potevamo aspettare a tenere la strada chiusa, intanto ce l'abbiamo da un anno, e partire subito con i lavori di ristrutturazione senza andare a spendere ulteriori soldi per mettere in sicurezza, una cosa che dopo 3 mesi andiamo ad aggiustare. Quindi per me si poteva benissimo tenere chiusa la strada se questo ci faceva risparmiare una parte dei lavori, e anche se ci ripaga la regione, comunque sono sempre soldi che o usiamo noi o usa qualche altro terremotato, qualcuno li adopera. Poi se invece era comunque necessario, va bene. La mia opinione era necessario e quindi ho fatto prima chiudere la strada e poi chiesto di poter mettere in sicurezza la facciata per riaprire la strada. Per riaprire la strada? Sì, e non solo, e anche per essere più tranquilli, diciamo così. Poi questo verrà utile anche ai lavori di ristrutturazione della chiesa, perché lavoreranno in condizioni di maggiore sicurezza, questo ti confronti con i loro tecnici, lo dicono. La strada non è stata chiusa per un anno, perché in realtà era aperta. Era una situazione, diciamo così, di incertezza che sicuramente si è portata anche per troppo tempo. Poi ho cercato delle risposte decise e chiare, e quando le ho avute ho preso i dovuti provvedimenti. La responsabilità della piazza è nostra, se qualcuno si fa male. Peccato che è così bello con quei bei figli sopra che sono rovinati. Ecco. No, vabbè, se si rovinassero quelli deve essere l'occasione per, ma quella è un'altra storia. No, non è che mi desse fastidio la piazza chiusa, la strada chiusa, per l'amor di Dio, perché... Ecco, ma anche la strada chiusa in realtà è un problema. Ormai ci siamo abituati.
un po' di tempo. La colpa mia, perché ho fatto 600 euro. Grazie a tutti e buonanotte.